Adesso andiamo negli Stati Uniti, esattamente a Washington DC, dove il nostro Stefano Salimbene ci racconta la storia di cinque ragazzi che 10 anni fa hanno deciso di formare una band che ovviamente suona musica italiana. Guardate. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Da quanti anni siete insieme? Da ben 10 anni. Qui a Washington c'è un'associazione che si chiama Italians in DC, ha organizzato un festival e io ho risposto all'annuncio mandato dall'associazione e mi sono proposto. Senza band però? Senza band, la band l'abbiamo formata per quell'evento, pensando di dover suonare solo per quell'evento, e poi invece abbiamo trovato degli amici e siamo rimasti insieme per sempre e continuiamo ancora a suonare. Ci siamo incontrati tramite amici, non è stata una cosa immediata perché stavo studiando, stavo lavorando molto, ma loro hanno insistito, mi hanno inseguito e ci siamo trovati. Inseguito? Bello inseguito! Sì! Not at all. They introduced me to all this. Non conoscevo praticamente niente, mi hanno presentato queste nuove band quando abbiamo cominciato a suonare insieme. Oh, I love them. They're great. Mi piacciono tutte. Certo, saranno anche datate, ma mi ricordano molto il classic rock e di sicuro erano già nelle mie corde. Mancava purtroppo Gerardo Spatuzzi, che è il nostro bassista e cantante, che è anche straordinario. Facciamo anche qualche cosa un po' più recente, un po' di Marina Rey, Daniele Silvestri, però certo, diciamo che la nostra grossa tradizione è quella del cantautorato italiano. Tutta insieme a te. Suoniamo in ambienti e con repertori e approcci anche molto diversi, nel senso che talvolta facciamo ballare la gente nei pub, talvolta andiamo all'ambasciato o nelle università a presentare un repertorio, diciamo, di storia della canzone italiana, e quindi suoniamo una canzone, la spieghiamo, io faccio il commento. Lo scopo è un po' quello di esportare e far conoscere la nostra musica anche al di fuori dell'Italia, visto che magari, che so io, De André, Mina o Battisti non li conoscono tutti negli Stati Uniti, e allora noi... Negli Stati Uniti quasi nessuno. Beh, qualcuno in più da quando io insegno il corso di storia della canzone italiana a Georgetown University. Sai come ti vorrei, quanto ti... Mi occupo anche di offrire a un pubblico, diciamo, globale, la traduzione e il commento degli artisti e delle canzoni attraverso un sito web che ho fondato, che si chiama italiansongwriters.com. Mi scrivono anche molti colleghi che, devo dire, hanno risposto, molti colleghi accademici d'America ed d'Europa, che hanno risposto con entusiasmo a questa chiamata. Io sono molto grato, per esempio, a un altro studioso indipendente, Alexander Challa, che è l'unica persona che io conosca che mi ha fornito delle spiegazioni sui testi di Pasquale Panella per le canzoni di Lucio Battisti. Non sono il grande repertorio degli anni 60, no? Che noi invece suoniamo. Non è Mogol. Non è Mogol, del quale naturalmente offro esempi agli studenti e ai nostri connazionali qui quando suoniamo. Ecco, per dire che il sito italiansongwriters.com ha molti punti da scoprire che non sono soltanto quelli ovvi, ma anche quelli un po' meno. Questa è musica un po' datata. Lei come ci si trova a cantare questa musica? Adesso che sono più grande, molto meglio di quando ero più giovane, perché adesso mi ritrovo, sai, come tradizione, come cultura, l'apprezzo molto di più. Sono molto contento di aver suonato oggi e, tenendo le dita incrociate, suoneremo presto per un'audience vera. Le prove le facciamo in questa stanza qui dalle 8:30 in poi. Si sa quando si inizia, non si sa quando si finisce. Vale la pena? Ovviamente sì, assolutamente sì. È un grande aiuto per vivere nella comunità italiana, come in Italia, diciamo.
anzi diciamo che io ho trovato questo ambiente qui, che in Italia invece non avevo. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole e fra noi. Grazie a Stefano Salimbene.